Stavo parlando di curiosità americane. Dunque, ci sono, adesso vanno di moda in America, dei video praticamente che ti danno quello che non hai. Cioè, tu non hai un bambino, allora inserisci il video nel tuo videoregistratore e vedi un bimbo che cresce nel tempo e tu praticamente fai finta di avere un bambino. Ma. Poi, non hai un caminetto? Bene, metti il video e vedi che qualcuno mette la legna e poi vedi bello bello crepitare il fuoco nel caminetto. Ma serve tutto questo? Non si sa. Lo domandiamo a uno dei più grandi mass mediologhi italiani, il professor Carlo Sartori. Buongiorno Carlo. Punto! Il mio compagno. Direi che come più stai? Che il mass-mediologo in questa veste sono come amico degli animali, no? Mi sì, pare. Ma senti, tu stai bene? Ha fatto sì. Puntino, vedi, siamo invecchiati sì. Tutti e due, non c'è niente da dire, ragazzi. Questo ma lo chiamiamo virgola. Quello lo virgola, sì, oh, punto, sempre irrequieto lui. Senti, vogliamo vedere questo sì. Video per cani? Cioè, c'è un video, adesso che vediamo insieme, dove praticamente se un cane rimane solo in casa, il padrone mette su questo video, esce e poi il cane si dovrebbe intrattenere. Che ne dici? È una pazzia o una cosa seria? Ai cani italiani non piace. Mi sembra che Punto abbia già dato la sua risposta. Molto più autorevole di quanta posso darla io. No, comunque adesso, ecco qua, sta passando il video. Sì. No, ma è una curiosità. Io mi domando se serva. Secondo te, ma serve avere un video? Per esempio, vedere un bimbo che cresce? Oppure vedere un video del caminetto finto? Ma vedi, la televisione è sempre di più, come io ho detto nel titolo di un mio libro, la grande sorella nostra, no? Accompagna tutta la nostra vita. Allora è naturale che succeda questo. E allora? È naturale che succeda questo, è naturale cioè che la televisione accompagni anche le cose che noi non abbiamo. In effetti la realtà che ci propone la televisione è una realtà che a volte esiste, che altre volte non esiste, ma non importa, noi la viviamo diciamo per interposto mezzo, attraverso cioè lo schermo. Quindi è anche naturale che magari per far stare tranquillo, Punto, per esempio, adesso Punto, guarda bene il video, perché ecco, qui guarda, ti ci troverai, sai? Non gli piace. Non gli piace. Ma te pensi che in Italia prenderà mai piede un tipo di televisione di questo tipo? Ma vedi, prenderà piede sempre di più. Vabbè. Perché prenderà piede sempre di più. Ah, vede un gatto, non gli piace lui. Ah, ecco, vedi? È troppo. Allora? E allora? Vedi, se lui vedesse adesso il video che stiamo vedendo noi, forse si tranquillizzerebbe, forse o forse no, sarebbe ancora. Ecco, c'è un vecchio signore che ti viene non incontro. Non gli piace, io lo lascerei andare sì, libero appunto. Lasciamo andare Punto. Ecco, perché sennò mentre qui abbiamo Virgola che è molto più tranquillo. Certo, perché è appena nato. Punto è un pochettino nervoso. A lui vedi, video non piace. Anche in Italia, secondo me, cresceranno tutti questi fenomeni, perché crescerà anche in Italia il fenomeno della videoregistrazione, che è alla base di tutto questo. Oggi ancora in Italia il fenomeno della videoregistrazione è molto limitato, mentre in futuro lo sarà sempre di più. E il videoregistratore è una specie di pioniere, no? Nei nuovi orizzonti della televisione. Dopo il videoregistratore ci sarà quella che si chiama la televisione interattiva. Ah, questa me la devi spiegare. Cioè, praticamente noi, in parole povere, possiamo parlare col televisore, ma mi pare una pazzia, alienazione no, pura, no? No, tutt'altro. No, perché finora è la televisione tradizionalmente che parla a noi. Tutt'al più, il telespettatore cosa fa? Risponde attraverso il telefono. Abbiamo sentito prima l'ambasciatore Lunkov, sentiremo poi nella tua trasmissione tutti quelli che ti telefoneranno, eccetera. Però è un modo un pochino mediato, un pochino indiretto, no? Di rispondere al televisore. Quando invece tutti i televisori di un paese saranno collegati con le fibre ottiche, con i cavi, eccetera, in modo che potranno, capito, e saranno collegati anche ad un calcolatore, perché il calcolatore possa fare un po' da mente artificiale, allora sarà molto più facile rispondere al proprio televisore e fare con il televisore tante cose che quindi invece noi non adesso facciamo più, insomma. Come no? Certo. Serviamo lo stesso. Certo, la mediazione poi in una specie insomma, di studio centrale ci dovrà sempre essere. Senti, tu stai per cominciare un programma su Rai 2 che si intitola Tutto sul 2, il paese delle meraviglie. Ma secondo te in Italia c'è ancora qualcosa che ci possa meravigliare? No, devo dire che siamo abbastanza scafati, come suol dirsi, e del resto è giusto che sia così. Però il paese delle meraviglie, che appunto andrà in onda tra 8 giorni, in pratica, tutti i lunedì, vuole da un lato strizzare l'occhio, vuol dire, cioè, io vi parlo di tutte le meraviglie dei media poi, della certo, comunicazione, certo, eccetera. Però al tempo stesso, a volte, la comunicazione, i media, la televisione, i giornali, eccetera, possono anche non essere delle meraviglie, e quindi andiamo a vedere anche quelle che sono le magagne. Ah, anche le magagne. Vai in onda sì. Che giorno e che ora? Vai in onda il lunedì, in questa fascia preserale di Rai 2,
verso le 5:30, diciamo, del pomeriggio fino alle 6:30. Benissimo, allora molti auguri, però grazie. Ti aspetto a giocare in un'altra puntata, perché lui è un grande, simpaticissimo giocherellone, pur essendo un grande conoscitore di media. Grazie. Allora, a proposito, a presto, a proposito di giochi, vi ricordo il nostro numero di telefono, telefonate subito.